Questo DDL forse batte il record di gestazione. Viene in aula dopo 15 mesi dall'emanazione da parte del Governo. Era il 31 gennaio 2014 e curiosamente fu presentato alla Presidenza del Senato il 21 febbraio, il giorno precedente all'insediamento del Governo Renzi. Proprio il fatto che è stato uno degli ultimi, se non l'ultimo provvedimento del Premier Letta, forse ha fatto sì che fosse abbandonato dall'esecutivo in carica. Grave però che il DDL fosse collegato alla legge di stabilità 2014. Avete capito bene, colleghi, 2014. E il ritardo con il quale viene approvato, sottolineo solo in prima lettura, conferma la scarsa attenzione di questo governo, nonostante i proclami, verso i problemi dell'agricoltura. Sì, perché nel frattempo al mondo agricolo avete imposto l'IMU sui terreni, una nuova patrimoniale, e lo avete fatto con l'ennesima voracità, con superficialità e arroganza, confermando che la sinistra del governo è propria ingorda di tasse. E lo avete fatto con un iter pasticciato, schizofrenico e anch'esso lunghissimo, iniziato nell'aprile 2014 e terminato alla Camera solo il 19 marzo scorso, un anno dopo. Questo è uno dei tanti esempi di inefficienza e inefficacia del governo Renzi. Altro che Italicum promessa mantenuta, che non frega niente a nessuno, tantomeno agli agricoltori. Ricordo come con il decreto IRPEF 80 euro, con il quale Renzi, per finanziare lo spottone elettorale delle europee, si era posto l'obiettivo di racimolare almeno 350 milioni al settore agricolo, siete intervenuti a gamba tesa in maniera retroattiva, riducendo le agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore ed imponendo il balzello inaspettato ai proprietari dei terreni e facendo precipitare nel caos per mesi i sindaci di oltre 4.300 comuni. È così avete inflitto al settore agricolo un ulteriore colpo per rimpinguare le casse ingorde dello Stato, già perché l'IMU agricola, come hanno denunciato anche le stesse associazioni di categoria, ha seguito a breve distanza la TASI sui fabbricati rurali strumentali e le attività dell'impresa, 40 milioni, l'IMU sui fabbricati rurali abitativi, 160 milioni, la rivalutazione dei redditi domenicali dei terreni, altri 50 milioni, la riduzione delle agevolazioni sul gasolio per agricoltura, altri 160 milioni, misure che rappresentano un attacco al settore agricolo a cui tra il 2012 e il 2014, e stiamo parlando dei governi Monti, Letta e Renzi, è stato imposto un prelievo fiscale annuo vicino al miliardo di euro, mortale per molte aziende. E senza contare che per finanziare i 90 milioni di riduzione del gettito dell'IMU agricola rispetto ai 360 inizialmente pretesi, dopo battaglie che hanno visto la Lega Nord battersi in prima fila per l'esenzione dell'imposta nei comuni montani, si è colpito ancora il settore prosciugando il fondo per l'abbattimento dell'IRAP per i lavoratori stagionali. Dunque, lo ripeto, questo DDL giunge col colpevole ritardo rispetto all'Expo, il cui tema nutrire il pianeta, energia per la vita, è un tantino attinente al mondo agricolo. Un'assurdità se si rileggono le parole di Letta pronunciate il 31 gennaio 2014, giorno stesso dell'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri. Con il collegato agricoltura daremo ancora più competitività a un settore cruciale, soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi sono strettamente legati all'agricoltura e alla terra. Il 2014 deve essere l'anno in cui la partecipazione dell'Expo e l'agroalimentare italiano producono la sinergia al loro reciproco successo. Concludeva così l'allora Premier Letta. Sembra una barzelletta, ma è l'imbarazzante realtà. Eppure allora era presente il sottosegretario all'agricoltura Martina, oggi ministro, dunque siamo in perfetta continuità. Ma allora mi chiedo, del collegato, i quattro punti di forza definiti allora non hanno più rappresentato una priorità per il governo Renzi?
non è più stata priorità il marchio Made in Italy agroalimentare anche per contribuire alla lotta alla contraffazione e all'Italia Sounding che producono un danno all'export italiano di circa 60 miliardi di euro? Si vede di no e infatti Renzi demolisce il corpo forestale dello Stato che ben opera il contrasto alle frodi agroalimentari e inoltre depenalizza il reato. La semplificazione, a parte l'aver anticipato qualcosa nel decreto competitività per superare la duplicazione degli accertamenti, niente. Eppure è arci noto quanto la burocrazia rappresenti un peso per le imprese anche di questo settore. E della competitività? Con intervento di sostegno mirati per aumentare la competitività del comparto agroalimentare, per ora gli agricoltori hanno visto solo più tasse. E infine sulla riorganizzazione. In coerenza con gli obiettivi della spending review è prevista una delega al governo per riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero dell'Agricoltura, ma anche qui si può attendere, visto che per mettere le pezze al bilancio disastrato dello Stato è più comodo fare tagli lineari e indiscriminati ed irresponsabili a comuni, province e regioni. Per quanto sopradetto, stigmatizziamo questo provvedimento più per il metodo che per il merito. Un provvedimento che per volontà di Renzi ha dovuto cedere il passo alla proliferazione dei più veloci decreti legge pro domo Renzi o riforme demenziali come la Delrio sulle province o quella costituzionale oppure l'ultima dell'Italicum che non interessano nulla a cittadini e imprese. Il settore, cari colleghi, fortunatamente regge solo grazie all'intraprendenza degli agricoltori e di molti giovani che vi stanno investendo. Se questi avessero dovuto attendere il DDL sarebbero già morti e questa è l'imbarazzante realtà. Ho concluso, Presidente.